E rieccoci qua, ore 20 e 51 del 7 settembre 2022. Un saluto a tutti e benvenuti alla live reaction della seconda giornata della prima giornata, il secondo giorno per quanto riguarda la prima giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2022-2023. Oggi ci sono due bellissime sfide. Il nostro campo principale sarà quello di Napoli, quello del San Paolo, perché seguiremo la partita tra Napoli e Liverpool. Naturalmente sullo sfondo però ci sarà l'altra partita importante per quanto riguarda le italiane in Champions League. Parliamo naturalmente di Inter-Bayern. Io sono Cass, naturalmente più tardi mi raggiungeranno tutti i compagni di questa allegra combricola chiamata The Click. Ecco, abbiamo iniziato anche un po' prima per settare bene il tutto, per essere pronti per questa notte importantissima per il Napoli, che si trova davanti forse la squadra più forte del proprio girone. Parliamo naturalmente del Liverpool, di Jurgen Klopp, di Salah, di Firmino e compagnia cantante. Mentre invece l'Inter è chiamata a un appuntamento molto molto importante, perché comunque è vero, gioca a San Siro, però gioca contro un Bayern che non sembra aver sentito l'assenza di Lewandowski, un Lewandowski che è andato in quel di Barça, però il progetto dei tedeschi continua senza sosta e continua molto bene, soprattutto in Germania e soprattutto in Bundesliga, dove il Bayern continua a dominare letteralmente il calcio tedesco. Detto questo, sto mandando anche un po' i link per avvisarvi che siamo in diretta, pronti per seguire queste partite. Ecco qui, perfetto. Adesso andiamo a leggere un po' le formazioni. Tanto abbiamo un po' di tempo, le possiamo leggere con tutta tranquillità. Partiamo da Inter-Bayern. Inter che si schiera con Onana, attenzione, non gioca Handanovic, gioca Onana tra i pali. D'Ambrosio, Skriniar e Bassoni in difesa, centrocampo, Dumfries, Mkhitaryan, Brozovic, Çalhanoğlu e Gosens, in attacco Martinez e Dzeko. Naturalmente Martinez, Lautaro. Mentre invece il Bayern risponde con Neuer, Pavard, De Ligt, che ritorna in Italia dopo aver lasciato Torino per trasferirsi al Bayern di Monaco, Hernandez e Davis in difesa, i due mediani, Kimmich e Sabitzer, la batteria di trequartisti, Coman, Müller e Sané, e in attacco l'unica punta, Mané. A proposito sempre di Liverpool, visto che quest'estate si è trasferito in quel di Monaco, a disposizione dei due allenatori, ovvero sia Simone Inzaghi e Nagelsmann, Acerbi, Aslani, Barella, Bellanova, Kordaz, Correa, Darmian, De Vrij, Di Marco, Gagliardini e Handanovic. Mentre invece il Bayern risponde con Choupo-Moting, Gnabry, Goretzka, Gravenberg, Mazraoui, Musiala, Schenk, Sanisic, Tel, Urreik e Upamecano. L'arbitro della partita, se diretta me lo permette, è Turpin. Mentre invece andiamo al nostro campo principale, ovvero sia Napoli-Liverpool, perché mancano pochi minuti all'inizio della partita. Nel frattempo salutiamo anche Nick in chat. Napoli che si schiera con Meret tra i pali, Di Lorenzo, Kim, Ramani e Oliveira in difesa, centrocampo i due mediani, Lobotka, Anghista, Aldo, i trequartisti, Politano, Zielinski e Georgiano, quindi Kvaratskhelia, e in attacco l'unica punta, ovvero sia il buon Victor Osimhen, mentre invece il Liverpool risponde con Alisson tra i pali, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk e Robertson in difesa, centrocampo, Milner, Fabinho, Elliott, e in attacco sarà Firmino e Diaz. A disposizione dei due allenatori, che sono Spalletti e Klopp, Elmas, Gaetano, Juan Jesus, Lozano, Ndombele, Ostigard, Raspadori, Mario Rui, Simeone e Sirigu. Mentre invece per il Liverpool abbiamo Adrian, Arthur, che è andato via dalla Juventus negli ultimi giorni di mercato per accasarsi alla formazione di Jurgen Klopp. Pajetic, Davis, Diogo Jota, Matip, Nunez, Phillips, Thiago e Tsimikas. L'arbitro della partita è il signor Del Cerro, ovvero sia spagnolo. Tutto è pronto, signori. È pronto, tutto pronto, come direbbe una persona di nostra conoscenza. Io mi metto anche qui
le formazioni, così se mi dimentico qualcuno metto anche il buon Twitch davanti, così seguiamo assieme a voi le emozioni di queste partite di Champions. Già ieri abbiamo avuto diverse emozioni, perché abbiamo avuto, sempre per ripetere la parola emozione, tu chiamale se vuoi emozioni, cantava il buon Lucio Battisti. Abbiamo avuto una partita molto interessante tra Juventus e Paris Saint-Germain, giocata però nel campo dell'ultima squadra che ho nominato, quindi al Parco dei Principi. Una Juve che non aveva iniziato benissimo il primo tempo, Mbappé al 22esimo aveva già segnato una doppietta, poi nel secondo tempo c'è stato il gol di McKennie. La squadra ha dato segnali di ripresa, però non è... Sì, Nico, gioca Onana, scelta che ci può stare, anche perché comunque Handanovic ha i suoi anni, soprattutto per dare abitudine a Onana, cioè sperando che per gli interisti Onana non faccia la fine di Radu, che ha fatto una partita ed è successo quel che è successo l'anno scorso, ecco. Quindi si cerca di dare quantomeno abitudine tra i pali dell'Inter per il buon Onana. Nel frattempo inquadrato la buon'anima di Spalletti, oserei dire, perché si è infortunato tutto l'infortunabile questa settimana. Vabbè, io ho messo il link, poi vediamo se mi raggiunge oppure no. Però nel frattempo vado avanti io, non c'è alcunissimo problema. Andiamo un attimo così. Andiamo anche se ho messo il link, sì, ok. Quasi quasi non mando già così, almeno. Tanto qui stanno facendo vedere ancora le formazioni. A proposito, un saluto a DAZN Game Changed, che ci sta sempre bene. Anche alla luce di quello che è accaduto ieri con i vari problemi dovuti alla partita di Berrettini. Io nel frattempo ho mandato il link, quindi se poi mi raggiunge bene, se no si può andare avanti. Nel frattempo metto anche la musichetta della Jambians, perché la Jambians, siamo a parlare di Jambians. Spalletti ha fatto botte con Punk. Stasera sarà una bella puntata di Dynamite. Io sinceramente un minimo cercherò di vederla in diretta, sempre se inizieranno col promo di MJF, perché comunque la situazione non dico si sta facendo interessante, però comunque si parla, perché adesso sono uscite fonti interessanti, perché non è una fonte di un giornalista di wrestling, ma Sports Illustrated. Poi parlano di sospensioni e di possibili licenziamenti, ecco, sospensioni per l'Elite nella figura di Kenny Omega e The Bucks, ma soprattutto si parla di licenziamento, o meglio rischio licenziamento, per quanto riguarda CM Punk e Seal. Quindi sarà molto divertente seguire l'AEW nelle prossime settimane, perché veramente dal punto di vista off screen la guerra in Vietnam in confronto erano battute. Anzi, era bazzecco, per usare il tempo verbale giusto. Intanto mi preparo anche il buon cronometrone, e così ce la seguiamo praticamente in tempo reale. Infatti qui è già iniziato tutto. Andiamo. Ok, perfetto. E possiamo iniziare anche a seguire la partita. Naturalmente c'è un piccolo ritardino, ma niente di così preoccupante. Attenzione, vediamo qui subito il Napoli che prova a tenere palla. Napoli che cerca di essere subito prestato dagli uomini di Klopp. Vediamo un po' qui la formazione partenopea che prova a smissare questo pallone sulla fascia. Il lancio lungo a cercare Osimhen, che prova, attenzione Osimhen! Osimhen! No! Erroraccio dopo 45 minuti, prima azione del... anzi 45 secondi, pardon, se no eravamo già a fine primo tempo. Prima occasione per il Napoli, cross molto filtrante. Osimhen aveva battuto Alisson e stava per mettere il tap-in, il pallone però non ha colpito la porta, ha colpito il palo esterno. Quindi Napoli subito all'arrembaggio, attenzione qui Anghissa, subito occasione per il Napoli.
Formazione partenopea già all'arrembaggio. È una bella azione perché c'è stato il cross. Osimhen è andato velocissimo, ha superato addirittura Alisson. Praticamente non è riuscito poi a colpire bene il pallone per metterlo in rete, ha colpito il palo. Una roba che può succedere, però un'occasione che è veramente incredibile. Per il Napoli, dopo la bellezza di 45 secondi, poteva essere già il gol del vantaggio per gli azzurri. Mi abbasso anche questo. Ok. Dobbiamo avere tutto sotto portata di mano. Perfetto. Che te urli? Supreme c'è anche l'audio di fondo. Vabbè, però noi abbiamo il nostro amato audio. Che te urli? Che te urli tu, che vabbè, lasciamo stare. Attenzione però, vediamo qui il Napoli ancora. Vediamo il pallone. Il lancio lungo a cercare nuovamente Osimhen. A me da faida tra Alisson e Osimhen. Alisson che esce addirittura tra i pali. Devo dire ben posizionata la difesa del Liverpool in questi primi 3 minuti di gioco. Perché siamo già al terzo minuto, il risultato è di 0-0. Naturalmente, oltre alle altre partite, seguiremo Atletico Madrid Porto, poi seguiremo anche Barcellona Vittoria Plzen, Club Brugge Leverkusen e poi anche Tottenham Marsiglia. Una partita che promette botte da oggi. Nel frattempo ancora il Napoli tiene questo pallone con credo il solito Meret, perché non hanno preso altri portieri nel mercato estivo. Doveva arrivare Keylor Navas, però naturalmente costava troppo. Attenzione però, ancora il Napoli con Georgiano. Vediamo qui cosa combina. Georgiano, il passaggio, il tiro fuori di un soffio. Napoli arrembante in questi primi minuti. Ci ha provato Zielinski. E l'azione. Ci vediamo qui. Il passaggio a cercare il Georgiano. Poi il Georgiano l'ha passata all'indietro per Zielinski, che ha provato il classico colpo da biliardo. Pallone che è andato fuori di pochissimo. Veramente di pochissimo. Non so se si sente qui il volume. Aumento un pochettino, ecco qui. Devo fare così, se no. A volte si alza e si abbassa, però dovrei esserci. Sì, un Napoli già. Ah, bellissimo, ragazzi. Supreme Video sullo scoreboard hanno scritto Ita. Bene. Quindi Italia-Liverpool, molto bene. Che partito, ragazzi. Italia-Liverpool. Ita-Liverpool. Perché Napoli-Italia. Attenzione, però calcio di rigore per il Napoli. Mi sono perso qualcosa. Vediamo qui cosa succede. Sì, mi sono perso un attimo la situazione parlando. Perché evidentemente è successo qualcosa durante l'azione. Devo andare a controllare cosa è successo. Scusate un attimo. Ah, perché Milner ha toccato la palla col braccio in quell'azione. Bene. Quindi già calcio di rigore per il Napoli. Attenzione. Parte Zielinski della rete. La rete del Napoli con Zielinski. Napoli 1, Liverpool 0. Un Napoli arrembante. Gol. Nel caso prometto un grande ritorno. Faccio tornare il capitone come si deve. Detto questo, Napoli 1, Liverpool 0. Bisogna dire, inizio arrembante da parte della formazione partenopea, che è già in vantaggio. Subito inizio di partita molto bello per la formazione azzurra. Adesso andiamo a mettere a verbale. Gli dà la possibilità anche una mano. Lo scoreboard. Eh sì, Zielinski al quinto. Perfetto, mettiamo a verbale la rete di Zielinski, che sta già decidendo la partita. Incredibile. Rigore, attenzione, vediamo un po' se riesco a mettere a posto qui.
Ho capito bene, grazie. Ok, perfetto. Adesso possiamo tornare in presa diretta. Adesso, naturalmente, il Liverpool ha lasciato sfogare il Napoli. Vediamo quale sarà la reazione da parte dei partenopei. Attenzione, calcio d'angolo per il Liverpool. Pallone che però non va a buon fine. L'azione inglese che adesso dovrà cercare di mostrare tutto il proprio potenziale. Attenzione però ancora il Napoli. Il Napoli veramente sorprendente. Spalletti deve aver fatto un buon lavoro in settimana. Attenzione. Passaggio all'indietro. Il tiro ci ha provato Anghissa. Pallone che però è stato deviato da un difensore del Liverpool. E quindi si riparte. Con il Napoli che cerca di giostrare questo pallone. Io ogni volta devo alzare. Facciamo una bella cosa. Eccolo qui. Vediamo che dopo che ho gridato, Nick purtroppo non è più tra noi. Verranno celebrate. Vabbè, si scherza naturalmente. Salutiamo Nick che è in chat. Siamo già all'ottavo. Napoli 1, Liverpool 0. Un risultato sorprendente, non sto scherzando. Rete su rigore al quinto di Zielinski. Beh, un buonissimo inizio da parte del Napoli, che dopo 45 secondi aveva già sfiorato la rete. Che vuoi dire? Attenzione però, il Liverpool prova ad avanzare qui con Firmino. Un po' per il pallone che rimane lì, attraversa tutta l'area di rigore e va fuori. Gli uomini di Klopp sono rimasti abbastanza sorpresi da questo inizio arrembante del Napoli. Nel tempo Amazon ci ricorda che a bordo campo abbiamo Alciato e la Tarquinio. Credo al commento ci sia proprio lui, incredibile. Il signor Sandro Piccinini. Nel frattempo c'è lo Spalletti a applaude i suoi, appoggiandosi alla panchina. Quanto, come abbiamo detto prima, si è infortunato tutto l'infortunabile questa settimana. Vediamo un po' qui la situazione, perché adesso la partita in una fase abbastanza di stallo, anche perché ci sta provando il Liverpool, ma il Napoli sta tenendo botta. Attenzione Anghissa. Anghissa, fallo, subisce. Anghissa subisce fallo, per fare una frase corretta, ecco. Sì. Liverpool già bello nervoso in questi primi 10 minuti di gioco. Attenzione però, rivediamo qui. Poi voglio capire dove è stata la mano, forse nell'azione precedente, però questo ha portato al rigore di Zielinski, che ha insaccato le spalle di Alisson per il vantaggio Napoli. Napoli 1, Liverpool 0. Qui la rimessa laterale, ci prova la formazione dei Reds, ma sta abbastanza soffrendo in quel del San Paolo. Vado anche a controllare quanto è in classifica il Liverpool in Premier, perché comunque, e beh, 9 punti, è già lontanissima dall'Arsenal. Eh sì, 6 punti, non un inizio scoppiettante per gli uomini di Klopp. Peccato che a essere esonerato è stato Tuchel in quel di Chelsea. Evidentemente la nuova proprietà vuole cambiare, non è stata soddisfatta dai risultati ottenuti dal tecnico campione d'Europa proprio con i Blues. Vediamo un po' chi sarà il sostituto, quantomeno il traghettatore di questa stagione. Si parla dell'allenatore del Brighton. Tutto è da vedere. Soprattutto il Chelsea deve chiedere il permesso al Brighton per trattare. E credo che, vista la classifica, sarà molto molto dura. Vediamo un po' cosa succede qui. Perché il Liverpool ci sta provando. Sta provando a far girare la palla con lo stesso palla al momento abbastanza sterile. Parla di Potter, esatto. Potter, credo, del Brighton. Sì, sì, è lui, l'allenatore del Brighton. Quindi vediamo, come ho detto. Non Harry, esatto.
Nemmeno il giocatore che c'è una Juventus io, che è Ken Lewis Potter. Tra l'altro ringrazio sempre il ragazzo che me l'aveva consigliato per Football Manager. Come giovane sembra essere molto interessante. Attenzione però, vediamo questo lancio lungo sulla fascia per quanto riguarda il Liverpool, a cercare Momo Salah. Prova lo scambio, nulla di fatto. Napoli che recupera palla. Napoli che in questi primi minuti è andato subito all'arrembaggio ed è riuscito a trovare subito la via della rete con rigore di Zielinski. Attenzione però, ancora il Liverpool che tiene palla, ha provato il cambio gioco. Salah però non ha intercettato il pallone per bene, quindi vediamo qui il fallo di Milner. Non un buon inizio di partita per lui, che prima ha causato il rigore di Zielinski, adesso si è beccato pure un cartellino giallo per il fallo su Anghissa. Attenzione, rimessa laterale. Attenzione però, vediamo qui fallo ai danni di Osimhen. Nel tempo vi ricordiamo che appuntamenti con The Click non finiranno qui naturalmente, perché giovedì ci vedremo con Cassa versus Resident Evil il debutto, ma soprattutto venerdì ci vedremo con la partita di Serie B che vedrà contrapposti il Genoa e il Palermo, naturalmente partita che si giocherà al Renzo Barbera alle 20:30, partita che seguiremo naturalmente con la nostra live reaction su The Clip. Aggiungo anche la piccola parentesi perché oggi il Genoa compie 129 anni, quindi meno 1 ai 130, non male. Il tempo, gol del Barcellona, esatto, Barcellona 1 Victoria Plzeň 0, la rete di Frank Kessié, e dopo un paio d'anni in quel di Milano ha deciso di accasarsi a parametro zero a Barcellona, anche se il suo acquisto è stato molto a rischio a causa dei vari problemi societari e finanziari del Barcellona, che quest'estate sembrano essere stati magicamente risolti. Bah, vedremo. Hanno preso che sì, hanno preso Lewandowski. Cioè, posso capire che sì perché era parametro zero, però Lewandowski era ancora al Bayern. Bah. Chissà da dove saranno spuntati tutti quei soldi. Ma al di là di ciò, messa laterale. Oh, eccolo qui. Lo vado a prendere. Buonasera. Un cordiale saluto da Gianfranco Mazzo. Ah, no. Un cordiale saluto soprattutto per il Liverpool che sta perdendo. Buono. No, no, io invece sto guardando qua, siamo al quindicesimo, sempre 0-0 tra le merde e il Bayern di Monaco. C'è l'Andrea Moda. Siamo qua intanto a vedere anche il resto. Beh, Zielinski su rigore, stranamente. Ma per il resto è un ottimo, però un buon quarto d'ora dell'Inter. Si sta difendendo con ordine e il Bayern non sta poi facendo più di tanto. Ho appena finito di guardare quello della Toyota, è molto bello, quindi vi consiglio di guardare anche la seconda parte. Perfetto, andrò a recuperare. Nel frattempo salutiamo Lorenzo. Buonasera Nick, buonasera Lorenzo, assolutamente buonasera sì, a tutti voi. Comunque sta dicendo sulla Toyota, comunque è un buon documentario anche nella seconda parte. Sì, sì, sì. Sono dei fan di wrestling perché hanno messo una posizione che però attacca l'Inter. Dumfries cross arretrato, respinto per ancora il destro, la parata di Neuer. E quindi, prima occasione dell'Inter con D'Ambrosio. No, beh, allora, sono fan di wrestling perché hanno messo anche la... hanno preso palesemente il video della Million Dollar Mania di Vince McMahon, un segmento ovviamente con mischiato alla musica di Shane O'Mac. Bellissimo.
Assolutamente sì. A proposito di wrestling, Nick ti stava chiedendo una tua opinione sul caos che è successo tra Punk e lei. Allora, sì, mi volevo esprimere l'altro giorno, poi mi è scappato di mente. Avete anche un po' rotto, cazzo. Cioè, allora, Nick Khan deve capire una cosa. Non può essere amicone di tutti. Non è una accolita di amici, ma è una federazione. Con ti sei voluto andare a prendere tutti gli incazzati della WWE e ci sta. Ci può stare. Protezione che attacca il Bayern, però ne parliamo tra poco. Non in area di rigore, viene messo fuori, però sbaglia contro voce. Questa conclusione era spinta però da parte dell'Inter e può ripartire la squadra nella zona, anche se fa molta fatica, solo per un attimo recupera il Bayern, però gioca all'indietro verso il lontanissimo Neuer che gioca da libero e riparte la squadra bavarese. Dicevo, o la capisci che questa è tutta gente che era incazzata con Vince McMahon. Ora che il vento è cambiato, si stanno rendendo conto che qualche pecca, non era tutto oro che luccicava, verrebbe da dire, perché si sono resi conto come... Scusa un attimo, Alan, mi sa c'è un nuovo rigore per il Napoli. Che palle. Osimhen contro Alisson, ti faccio finire subito, allora vediamo un po' cosa succede. Parte Osimhen, però c'è la parata di Alisson. Quindi Napoli che rimane sull'1-0. Vai Alan, scusa. Ah, ok. Va bene, dicevo, sì, comunque Tony, giustamente non Nick, ha ragione. Il nostro Nick. Sì, comunque il discorso è quello, adesso è tutta gente che si è incazzata con... si sono rendendo conto che è tutta gente scarto di questa o quella federazione, perché abbiamo Tony Schiavone, altra gente che era in WWE, ex WCW, sì, però è tutta gente ferma agli anni 90, manca solamente Vince Russo, poi dopo li abbiamo presi tutti gli scarti, e molta gente è lì che si sta rendendo conto che è un roster sconfinato. Uno show, perché l'altro non è che Rampage non è che sia così entusiasmante, e quindi adesso le storie si fanno tese, compreso anche il fatto che CM Punk ha letteralmente frantumato le Uevas. Più che altro sarà molto interessante vedere, cioè, se Punk chiude ponti pure con l'AEW. Il mondo del wrestling ha chiuso, ma proprio le serrande. Ma sì, ma Punk, il problema di CM Punk, che allora analizziamo tanto. Oh, The Geek. Analizzando la carriera di CM Punk, per carità, ha ottenuto anche tanto, ma ha anche rotto tanto cazzo. Cioè, lui ha sempre, lui crede di essere, tanto pensando che attacca il Bayern, però, scusate, quasi questa conclusione, o... Oh Nana, watch again. Che cazzo ci pare? Tiro di Kimmich. Comunque, dicevo. Il fatto è quello che CM Punk ha ottenuto, ma lui crede di essere Hulk Hogan? Crede di essere Steve Austin? Cioè, comunque sei un lottatore che tanto hai dato, ma non hai così tanto spostato le masse. Sì, quei quattro nerdini che ti portavi dietro dalla Ring of Honor. Quindi sai, quei quattro nerdini dalla Ring of Honor e alla fine della fiera, cioè tra te e John Cena vendeva John Cena, è quello il discorso. Tu non sei mai stato lui, non sei mai stato Undertaker, ti hanno dato fiducia. Ti hanno comunque fatto perdere con gente di livello, hai perso il titolo contro The Rock, cioè non hai perso contro Jinder Mahal, cioè, quindi voglio dire, rompe meno le palle Daniel Bryan, quindi il suo problema è che lui crede di fare
Cioè, lui è arrivato in Ole Git, convinto di essere il padrone, ma in realtà non lo è. E questo gli dà molto fastidio, dopo che l'unica cosa che doveva fare era rientrare a cercare di ricostruirsi una verginità, dopo che comunque in UFC le ha prese. Aveva un contratto di 5 incontri, Dana White gli aveva strappato dopo il secondo. E beh, ha perso contro due sparring partner, cioè avevano preso sì due lottatori per farlo lottare bene, per fargli fare buona figura, invece le ha prese di brutto. Tra l'altro uno, da quel che ho capito, era pure part-time. Nel tempo sì. Libero fa il lottatore MMA, nel tempo tanto pieno grande parata da parte di Onana. Di Onana, grande parata sulla conclusione sempre di Müller. Grande parata di Onana che mette in calcio d'angolo, attenzione perché il Bayern comincia a spingere. Quindi questo signore col 25 è una spina nel fianco. Calcio d'angolo, parabola ad uscire alla sinistra di Onana. Parte il cross, colpo di testa, cercare De Ligt, ma non ci arriva. Però ancora il Bayern, attenzione, sulla destra, ancora il Bayern, uno contro uno, pallone arretrato, conclusione, parata di Onana. Seconda conclusione ravvisciata sempre di Müller per il Bayern, che sta aumentando i giri motore. Sì, qui cioè Napoli che sta tenendo bene la partita, anche perché Liverpool non sembra essere molto in forma. Infatti prima ha provato a fare qualcosa a Salah, ma tipo lisciato il pallone. Sì, soprattutto poi beh, la notizia del giorno è l'esonero di Tuchel. Te lo aspettavi, Casta? Sinceramente no. Ok che la classifica in Premier non promette bene. Ok che è perso contro la Dinamo Zagabria, ci può stare gironi, perché parliamoci chiaro, il Barcellona dei tempi d'oro una partita e gironi la lasciava sempre. Basti pensare a una famosa partita tra Barcellona e Celtic di Champions, dove vinsero addirittura gli scozzesi. Però cioè, non me l'aspettavo. Molti hanno detto giustamente che era il segnale della nuova dirigenza. Nel senso, è arrivata la nuova dirigenza in quel di Chelsea dopo tutti i casini successi con Abramovic, e quindi ha deciso subito di cambiare. Beh, Abramovic, più che Abramovic va detto, è più il fatto di essere vicino a Putin. Attenzione però il Bayern, bello stop, superato Onana, conclusione, rete, ha segnato il Bayern. Un gol pazzesco di Musiala, cambia il parziale allo stadio San Siro. Inter 0, Bayern Monaco 1, un gol pazzesco. Colpato il pallone con il piede sinistro, scartato Nana, non perfetto, va dentro. E questo lancio lungo, difesa dell'Inter, terrificante. Onana a metà strada, pallone, neanche fallo di mano, è riuscito a mettersela sul petto e poi a depositare il pallone in rete, quindi al 25esimo minuto. Grande, grande azione, tutto ovviamente regolare del numero 10 del Bayern. Bayern Monaco 1, lo stadio Meazza di San Siro. Sané, un gol spaventosamente bello. Qui Onana deve far qualcosa, cioè provi a... ma buttalo giù! Nel frattempo diceva Nick, riguardo alla questione Ole Elite, comunque la conferenza stampa post pay per view aveva dei giornalisti molto bassardi, altro che le conferenze programmate da WWE, che alla fine, vedendo quello che è successo con Punk, un bel... sono giornalisti, cioè nel senso... è anche questo un pregio della WWE involontariamente, cioè comunque ok, fanno le conferenze stampa programmate, non succede niente di grave. Qui invece capisco voler dare quel ritmo da sport vero, cioè quella sensazione, ecco, più che il ritmo, però ti devi aspettare anche questo. Il problema è stato anche Punk, cioè il problema possono essere sia i giornalisti che Punk. I giornalisti, come hai detto te, avranno fatto delle domande bassate, ma d'altronde quello è il loro lavoro.
Mentre invece Punk non doveva pressare il fianco per niente. Invece ma sei professionista, dovresti saperlo. Che è successo. Ma sei un professionista, dovresti saperlo che i giornalisti americani sono tra i più bastardi del mondo. Cioè, sono bastardissimi, ma anche tu, un attimino, non devi rispondere alle provocazioni. Esatto. Cioè, è normale, ma a parte che poi, vabbè, le interviste e le conferenze stampa programmate della WWE sono anche quelle che fanno anche in altri sport, perché se guardiamo sia la Formula 1, sia il calcio, comunque le domande sono sempre quelle. Appena ce n'è una un attimino sopra le righe, grazie, arrivederci, se ne vanno. Esatto. Oppure fanno come Binotto che affronta Vanzini. Sì, vabbè, allora. Io guardavo molto le interviste tratte da Football Mystery. Sì. Un canale che vi consiglio tanto attenzione per l'attacco e Bayern. Ne parliamo tra poco perché Sané ancora attacca per vie centrali. Ancora Bayern c'è questo cross. Sul secondo palo c'è la torre in mezzo. Mamma mia, la difesa dell'Inter, ragazzi. Si è fatto male Onana, si è scontrato con Skriniar. Bene. Gran gol di Sané comunque, ragazzi. Cazzo, quando avrai modo di vedere gli highlights dirai ah. Beh, Onana un po' zoppicante, però si è rialzato. Certo che l'Inter di due portieri non ne fa uno, Adesso però attacca l'Inter, però attenzione, Dumfries, però viene fermato. Vuole partire Bayer, però c'è questa conclusione disperata. Che viene però respinta, ma ancora l'Inter c'è questo per pallone per Dzeko, ancora Dzeko che però viene fermato, pallone che esce, rimessa laterale in zona d'attacco per... Portiamo anche Fulvio in chat. Ciao Fulvio. Aldo Fulvio, I have a question for you. Are you ready for Rumble? Perché ragazzi, altro che Friday Night Smackdown, ci divertiamo parecchio. Esatto. E ricordiamo che abbiamo ancora una sfida per il 24/7. Esatto. Che vive lotte insieme a noi. Caro Monnezico, ti aspettiamo. Detto questo. Esatto. Assolutamente sì. Stai bevendo qualcosa? Perché potrei parlare dei nostri sponsor, WineLivery.com, vini, birra, drink a casa tua subito, costa 30 minuti, la temperatura ideale direttamente al produttore, così spagno, WineLivery.com, Petoraldo Espresso Napoletano, Caffè Borbone, Magica Emozione, Caffè dei Barboni, per la vazza, se valente in Formula 1, di becchi pure la mazza, la qualetta, la cui ti fa fare plin plin, l'antite valide un'opera, il Pocket Coffee, cioccolato preferito da Day, il Ferrero Rocher, cioccolato preferito da Ricochet, le Pringles. Ecco. Perfetto, poi la fiesta, la merendina che Nick vi mangia in testa, soprattutto i Frosties, i cereali preferiti da Nicolò, che non piacciono, Lewis Hamilton. Sì, esattamente, che mangia anche George Russell, e vedremo. Vi posso già dare una comunicazione, ragazzi. È ufficiale, seguiremo Practice 1 e 2 di venerdì. Sarò in diretta per il weekend di Monza, anche perché domenica casa ti tocca, io sono fuori alla prima. Capito. Sarà in serata. Attacca però l'Inter adesso. Bella azione di D'Ambrosio, che è stato secondo avversario. Attenzione ancora l'Inter che può attaccare. Dalla difesa del Bayern, da De Ligt che supera Dzeko. Quindi rimessa laterale in favore della squadra nerazzurra. Al 30° minuto è sotto nel punteggio per una rete a 0. Gol di una fattura fantastica di Sané. Che io in un Football Manager scambiai con Dybala. Più 125 milioni. Esatto. Comunque, la casta che sto cercando di capire com'è Formula 1 Manager 2022, perché potrebbe interessarmi. Ho visto qualche video, sembra essere curioso. Sì. Lo vedremo assolutamente. Nel frattempo, scusami, aggiornamento da Napoli, il raddoppio del Napoli con Anghissa. Napoli 2, Liverpool 0. E questa è una delle sorprese della giornata, perché comunque il Liverpool che perde comunque è importante. Beh, allora va detto due parole sulla partita di ieri.
Allora, la Juventus comunque non ha avuto tanto. Ha avuto tanta sfiga, perché comunque ha anche sbagliato delle belle occasioni, perché comunque il colpo di testa di Milik doveva essere più angolato ed era 1-1. Se poi vabbè, il secondo gol non si prende, sono due gol che non si prendono perché Mbappé ha preso tutte le velocità, però al secondo tempo il Paris Saint-Germain non ha fatto molto, ha preso gol, ha rischiato di prenderne anche un altro, Donnarumma, mio Dio. E questo è il portiere della nazionale, ricordiamo. Ma di là ce n'è un altro che comunque non è male. Io fossi Mancini, visto che ha chiamato cani e porci, pertanto c'è una punizione insidiosa per il Bayern Monaco dalla vertice di sinistra dell'area di rigore. Onana che sistema i suoi. Uno solo in barriera. Stenteranno il cross. Invece dritto in porta. Parata di Onana su conclusione di Kimmich. Allora, Perin comunque si sta ben comportando. Finalmente una Juventus concreta, una Juventus cattiva, che ha messo in difficoltà il Paris. E abbiamo comunque, molti si arrabbia, Allegri out, dirigenza in corso. No, la dirigenza è presente, perché arriva bene. Quello che sta dicendo, le dichiarazioni che fa, Pogba ha sbagliato. Ah, Ronaldo, dispiace, ma non è un nostro problema. Attenzione, perché Maurizio arriva bene, l'ho sempre detto, è un dirigente molto solido. Non è Paratici che si lasciava andare spesso e volentieri, è forse più duro di Marotta. Serve chiaramente un nuovo mercato. È un po', Maurizio arriva bene, quello che era un misto tra Bettek e Giraudo. Per chi si ricorda la triade. Per cui, lasciamolo lavorare come si deve. Assolutamente. Sì, decisamente. Più che altro ero curioso di dichiarazioni riguardanti la vicenda di Pogba, che sta avendo dei contorni incredibili. Vediamo naturalmente Pogba... nostro gol. Esattamente. Ma scusami un attimo, Paul, cioè, visto che poi devi anche giocare quest'anno in mondiale, quello che vuoi. Non potevi chiedere un aiuto a questo mago di fiducia, ecco, per rimettere a posto tutto, così giocavi anche con la Juve senza problemi. Vabbè. Il Silvano è il mago di Milano, giusto? Esatto, lui. Credo. O anche il mago Ronzo, ecco. Esatto, intanto a calcio l'angolo però per lì. Basta dire minchiate, la parabola sarà a rientrare alla destra di Neuer. Parte il cross in mezzo, colpo di testa! Fuori! Dzeko ha messo fuori il pallone, un bel colpo di testa, calciato molto bene il calcio d'angolo. Dzeko si libera dei blocchi, però angola troppo il pallone, riesce però a saltare. Beh, ha anche qualche ragione di lamentare una deviazione, e infatti è così. Corner dall'altra parte, sarà Çalhanoğlu, Turco 20 a calciare. Parte Çalhanoğlu, il pallone ad uscire, però viene messo fuori dalla difesa del Bayern, ma c'è un fischio, fallo in attacco, quindi calcio di punizione in favore del Bayern di Monaco. Intanto complimenti alla nazionale italiana di pallavolo, perché ha fatto fuori i campioni olimpici della Francia, allenati da Gianni. Da Andrea Gianni, ovviamente, altro italiano. Abbiamo vinto 3-2, abbiamo sofferto al tie break, eravamo sotto 1-0, poi abbiamo pareggiato 2-1, poi dopo siamo riusciti ad andare al 3-2. Sembrava facile il tie break, poi dopo la Francia è tornata sotto, ma i nostri ragazzi hanno saputo tenere duro, quindi adesso ci aspetta a Katowice la vincente tra Slovenia e, mi pare, Ucraina, quindi siamo in semifinale al mondiale, quindi almeno una finale d'Italia la giocherà. Però attenzione adesso al Bayern, attenzione ancora, largo sulla destra, conclusione, Onana, però ancora il pallone lì, grande difesa questa volta dell'Inter, terzo tiro, fuori. Attenzione, mamma mia, il Bayern, ragazzi, la difesa dell'Inter sta ballando la samba. Qua ancora per vie centrali, tagliato dentro, Dumfries
ma ne ha concluso, poi c'è stato un doppio rimpallo alla fine, poi il pallone che esce non di molto. Qua ottima respinta di Onana, però il Bayern, ragazzi, adesso ha messo veramente il turbo e ha preso in mano la partita. I tedeschi sono veramente una brutta bestia, sono monotoni, ripetitivi, ma tedeschi e sono la squadra peggiore da affrontare. Poi se vanno in vantaggio. Ciao ragazzi. Eh beh sì, il Bayern è un progetto continuo che va avanti da anni. Sì, allora, e poi ci si lamenta del fatto che comunque la Bundes non sia un campionato, tanto una roba, un campionato allenante, è vero, verissimo, perché vincono sempre loro. Sono arrivati a 10, poi ci sono fermati a 9. Tanto attenzione, sono due uomini a terra, uno è Dzeko, che si è scontrato, ahia, con Kimmich. Provo a sentire in bassa frequenza cosa è successo. Capito, va, sinceramente, vediamo. Ahia, uno scontro durissimo con Dzeko che si è preso una sportellata, l'ha restituita anche all'avversario, ma l'avversario è rimasto in piedi. Dzeko, questo l'ha mirato, cioè, insomma. Però intanto stanno facendo rivedere il gol pazzesco di Sané, cioè lì. E riprovaci, buttati a valanga, rivedi sto pallone che arriva, tuffati, vai con i pugni, fai qualcosa. Non puoi rimanere a metà strada. Cioè, Onana è rimasto fisso sul dischetto del rigore. Esatto. Nel frattempo qui Liverpool prova ad attaccare Napoli, che naturalmente si fa forte del doppio vantaggio, venuto al quinto con il rigore di Zielinski, al 31esimo con Anghissa. Esatto. Ecco qua, intanto vediamo che la situazione si sta risolvendo. È un Inter che sta facendo molta fatica perché comunque la difesa balla e anche tanto. Perché comunque i problemi che ha avuto nel derby l'Inter li sta manifestando tutti. È una squadra che si sta facendo penetrare, detto così è brutto, però è un po' così. Viene penetrata troppo centralmente, cioè, è un problema atavico che l'Inter sta subendo da qualche partita e anche questa sera l'ha dimostrato in maniera abbastanza evidente. Adesso è il Bayern che riparte con il lancio lungo di Neuer, colpo di testa. Ancora che può avanzare Mané salta, secco, Skriniar, attenzione ancora il Bayern, sbaglia qui. Se si fosse girato sarebbe stato gol anche quello, perché era sul dischetto del rigore. Fallo casualmente di De Ligt, bravo De Ligt, bravo De Ligt, ti fai ammonire, bravo Non De Ligt, impara, non bravo De impara. Ligt. Non impara, bravo De Ligt, bravo De Ligt. Nel frattempo, E vediamo citando qua le che perle di arriva. Aldone, dice Nick, secondo Aldone, che sia il nuovo Seedorf. Sentiamo un velo pietoso su questa frase, andiamo avanti. Vabbè, De Ligt che regala come sempre gioie. Ma Tra già sta quanto Bartosz il da fallo di Tosce. Da mano? poco. Alla Ok. slide non è neanche quotato. Esatto. Per tempo, attenzione, problemi per Osimhen. Sa per entrare, sa il debutto europeo assoluto, il Para, Cholito non Simeone. impara, non impara. Vediamo un po' come si comporterà. Ma noi, attenzione però l'Inter che attacca, c'è questo pallone in mezzo, vedi però respinto. Proprio la De Ligt, stranamente con i piedi, non con le mani. Secondo me è la rappresentante di lista. Sì, dica. Si è ispirata a lui. È probabile. Esatto.
con le gambe e con il culo sono quelli che vogliamo noi prendere a calci tutte le volte che vai. Esattamente. Esatto, anche perché abbiamo perso forse un paio di partite, ma giusto un paio per colpa di debito. Comunque attenzione che attacca ancora il Bayern in area di rigore, se passava anche questa. Altra difesa dell'Inter con un po' di affanno riesce a sbagliare la matassa, ma è ancora il Bayern. Però adesso perde ancora il pallone l'Inter sulla tre quarti, attenzione il Bayern. Coman ancora lì dietro. L'Inter adesso si è schierato. Però c'è un filtrante centrale. Viene però fermato Kimmich, può ripartire l'Inter con un po' di fortuna. Però pallone finisce a terra, c'è un fallo. Calcio di punizione, fallo di Danilo Brozovic. Quindi l'Inter può rifiatare quando mancano pochi minuti alla fine del primo tempo. Quindi è uscito Osimhen. Attenzione qui nel frattempo a Napoli, rimane tutto invariato, prova a partire il Napoli in contropiede, lancio lunghissimo del georgiano, addirittura deve uscire a metà campo Alisson. Messa laterale in favore del Bayern. Coman per Pavard, torna indietro, il Bayern che lo conserva, il Bayern che lo controlla, ancora rimessa laterale, mancano 5 secondi alla fine del primo tempo. Non se l'arbitro consentirà la rimessa laterale e non la consente, come giusto che sia. Dopo un minuto di recupero finisce la prima frazione di gioco a Milano San Siro, il Bayern Monaco in vantaggio per 1-0 la rete al 25esimo minuto di Guassanè. Sì, nel frattempo si continua qui, 2 minuti di recupero in quella di Napoli, al momento il risultato è Napoli 3 Liverpool 0. La rete al 5° sul rigore di Zielinski, poi al 31esimo Anghis e poi al 44esimo la rete del Ciolito Simeone. Nel frattempo ancora il pallone lì viene giostrato dai giocatori del Napoli che adesso si stanno un attimo gasando visto questo vantaggio. Però pallo su il Ciolito. Rivediamo qui. E il georgiano si sta facendo letteralmente beffe della difesa del Liverpool. La passata Simeone che ha insaccato alle spalle di Alisson per il terzo gol del Napoli. Non stiamo scherzando. Alla fine del primo tempo Napoli 3 Liverpool 0. È un bel giocatore che ha preso il Napoli. Sì, sì. Bello, sperando bello, duro. E finisce qui il primo tempo. Napoli dominante, vorrei dire. Liverpool che ci ha provato, però ha fatto poco e niente. Un Napoli invece che è stato molto molto cinico, ha sfruttato letteralmente ogni occasione e al momento si trova sul 3-0. Assolutamente sì. Mentre di qua l'Inter sta facendo tanta fatica, problemi di difesa sono sempre abbastanza evidenti. E rieccoci qua per i secondi 45 minuti, i risultati sono Napoli 3, Liverpool 0 e Inter 0, Bayern 1 per quanto riguarda le nostre italiane. Sì, assolutamente, adesso sta per ricominciare il secondo tempo, tutto invariato tra le due squadre. Siamo pronti per l'inizio, Sonana si va a schierare, quindi siamo pronti per l'inizio del secondo tempo. Dell'Inter, un Inter che deve chiaramente cambiare marcia, quello che ha fatto è dato parte in questo momento del secondo tempo. Un Inter che assolutamente deve cambiare marcia, deve dimostrare di essere diversa da quello che ha fatto fino adesso, perché comunque ha sofferto tantissimo in difesa e quest'oggi l'ha dimostrato quando il Bayern ha alzato il ritmo della partita. Adesso però parte subito forte l'Inter con Çalhanoğlu, Çalhanoğlu che converge, viene messo giù, fallo, calcio di punizione in favore dell'Inter, partita subito forte, fallo di Pavard, vuole subito cambiare marcia, cercare il pareggio la squadra nerazzurra. Sì,
Nel frattempo sta per iniziare anche qui a Napoli. Mi calcio di punizione dal tre quarti. Noia che mette a posto la barriera. Arrivano i saltatori. Tutto è pronto per questo calcio di punizione. Çalhanoğlu o Bastoni? Sarà Bastoni, ci lascia Çalhanoğlu. Provano uno schema, poi mette il cross in mezzo sul secondo palo, il pallone che rimane lì, dice a terra, però calciatore del Bayern. L'arbitro lascia correre, viene spazzato via il pallone. Mkhitaryan converge, Mkhitaryan può avanzare, mette il cross lungo sul secondo palo, a cercare Lautaro che cerca di recuperare il pallone, ci riesce. Serve Çalhanoğlu, Çalhanoğlu tenta il cross, lo finge, passa per ancora Lautaro, Çalhanoğlu, Lautaro, Lautaro prova questa conclusione, poi il pallone che si impenna, poi c'è questo tiro in rovesciata addirittura di D'Ambrosio. Il pallone finisce alto sopra la traversa. Bella azione dell'Inter che è partita bene in questo secondo tempo. C'è stata questa deviazione di un difensore del Bayern e poi D'Ambrosio che ha provato in semi rovesciata a ribattere il pallone alle spalle di Neuer. Sì, nel frattempo qui a Napoli ha provato il colpo di testa su calcio d'angolo il Liverpool, ma attenzione, vediamo questa azione del Napoli e c'è la rete! Sono quattro! La rete di Zielinski! Clamoroso, verrebbe da dire clamoroso al Cibali, clamoroso al Maradona. Napoli 4-0, ragazzi. Quanto è quotata una roba del genere? Non saprei. Parte in contropiede il Bayern Monaco, ha un po' di spazio. C'è questo cross sul secondo palo, troppo lungo per tutti, poi mette questo cross, un controcross di prima, col passo lungo Davis, alto e finisce fuori, calcio di rinvio in favore dell'Inter. Un Inter che soffre. Le manovre del Bayern Monaco, soprattutto in velocità. C'è un problema intanto per Dumfries che si tocca dietro. Passa questo pallone, Mkhitaryan allarga per Dumfries. Dumfries si fa incontro un avversario, viene però fermato da Davis, però recupera il pallone Dumfries, scontro olandese. Allarga il gioco, attenzione D'Ambrosio, D'Ambrosio sulla destra potrebbe crossare, invece preferisce passare basso per Çalhanoğlu, il turco 20 che passeggia sul pallone, poi gioca ancora indietro perché Bayern si difende con tutti gli effettivi e allora l'Inter deve ripartire da Skriniar per cercare una manovra, ma è ancora palleggiare nel cerchio di centrocampo, poi però si allarga il gioco verso D'Ambrosio, D'Ambrosio che vince un contrasto, ancora D'Ambrosio contro Davis, ancora D'Ambrosio scambia con Dumfries, Dumfries potrebbe crossare e ce lo fa perché le linee di passaggio sono chiuse e allora Aldo? Aldo? Deve ripartire ancora però l'Inter per recuperare il pallone. C'è tanta distanza tra i centrali e gli esterni, con Skriniar che deve fare tanta strada per andare a contrastare l'avversario. Primo corner anche per il Bayern, decimo minuto di gioco nel secondo tempo, sempre Inter 0, Bayern Monaco 1, nella prima giornata di Champions League. Kimmich sul punto di battuta, parabola ad uscire alla sinistra di Onana. Chiama lo schema, parte il pallone, colpo di testa, attenzione, pallone che rimane lì, poi c'è la deviazione ed esce. Vediamo se è stato Müller, dice di aver toccato, invece. Vediamo l'arbitro, non è di questo avviso. Pallone che esce, siamo già dall'altra parte con l'Inter che prova ad attaccare, l'Inter soffre tantissimo. Le ripartenze nell'azzurro.
Vince contro la sua tensione, finisce a terra un giocatore del Bayern. Vediamo se Fabio Poniski. Sì, Fabio prima aveva subito Skriniar, perché se fosse stato al contrario sarebbe stato Doxo, e quindi espulsione per il numero 37 nerazzurro. Così fortunatamente per l'Inter non è stato, perché il loro miglior difensore sarebbe uscito dal periodo di gioco, e per l'Inter sarebbe stata molto probabilmente notte fonda. Sbagliato questo lancio a favore di Dumfries, il pallone che esce, anche se ringrazia il compagno per l'impegno. Mentre a Napoli casta, che succede? C'è un cambio, esce il georgiano ed entra Zerbina addirittura, e adesso sta per entrare anche il Chucky Lozano, cioè al posto di Matteo Politano. Però adesso è ancora il Bayern, attenzione, però sbaglia anche il Bayern, e quindi può recuperare l'Inter, ma solo per un attimo. Davis all'indietro per Neuer. Neuer che si addentra in una serie di dribbling, mamma mia che rischio, e poi se la cava, mamma mia Neuer. Casta, quando lo vedrai, veramente comincerai ad urlare. Se avesse perso il pallone sarebbe stato vincere, avrebbe vinto il premio idiota dell'anno. Bene, con attenzione Lautaro che si prende con Kimmich, l'arbitro che rimprovera il 10 nerazzurro. Hernandez che cerca di andare a far da pacere, con poco risultato però. Sì, qua si sono un attimino toccati. Qua Lautaro che si è fatto buggerare da Neuer, si è girato su se stesso scrivendogli anche scemo sulla schiena nel frattempo. Mamma mia ragazzi, Neuer. Adesso è l'Inter che manovra. Il Bayern si affida alle ripartenze, però sono veramente letali. Ecco, inesistente, viene fermato da De Ligt, Coman mette il cross sul primo palo, il pallone che rimane lì, si lamentano per un fuoco di mano, attenzione, l'arbitro lascia correre, tutto regolare ragazzi, non c'è De Ligt, quindi va tutto bene, l'arbitro ha lasciato correre, attenzione, aspetta, attenzione. C'è Skriniar che ha un problema. La palla si è fermata sul corpo di Skriniar. Fortunatamente per l'Inter che ha rischiato veramente tanto. Però veramente queste ripartenze sono micidiali. Tra difesa e centrocampo c'è veramente 20 metri. Adesso attacca il Bayern. Attenzione ancora il Bayern Monaco che può attaccare sul torre di sinistra. C'è questo pallone centrale. Non si intendono bene Müller e Sané. Pavard, Kimmich, ancora Pavard, scambio ancora con Kimmich corto, Kimmich che converge, tre giocatori dell'Inter contro, c'è questa deviazione, mamma mia cosa stava facendo Onana. C'è stata la deviazione in testa su un cross anche abbastanza innocuo da parte di Pavard, colpo di testa di Bastoni, Onana gli scivola un po' dalle mani e sta per finire in porta. Saponettone Onana. Ha preso forse anche il palo. E gli è rifinita tra le mani. Sì. Diciamo non un grandissimo debutto per Onana. Può essere giustificato col fatto che stanno giocando contro il Bayern. Sì, però, ripeto, non è la prima partita di Champions, attenzione contro, piede, Inter, sulla sinistra non c'è nessuno, Gosens proprio non copre. Bayern attacca in massa, la difesa dell'Inter si è risistemata, Sané, torna lì dietro, quindi ancora però può attaccare la squadra di Monaco di Baviera. Adesso ha perso da brivio, però il pallone ce l'hanno sempre maledettamente dopo. Nel tempo Nick ci dice, mi dicono da San Paolo, Napoli campione. Va bene. Sì, assolutamente bella azione, Sané, tutta velocità, Sané davanti al portiere! E il raddoppio del Bayern. Una roba pazzesca, veramente. Tutta in velocità in 5 metri, nonostante il tentativo di D'Ambrosio di fermare il pallone.
questo finisce alle spalle di Milano. Inter 0, Bayern Monaco 2, doppietta di Sané. Tutto di primo minuto, pazzoletto, sono girati. Pazzesco, ai limiti della fantascienza tra Sané e Coman. Anzi, addirittura un autogol di D'Ambrosio, perché è vero che comunque Sané e Coman si sono scambiati il pallone a una velocità supersonica tutto di prima. Qui mette il pallone sul secondo palo, D'Ambrosio con la coscia mette alla propria porta, all'interno della propria porta, il pallone. Quindi Bayern Monaco 2, Inter 0. Inter neanche fortunato. Eh sì, Inter che sta soffrendo molto contro la superiorità degli avversari tedeschi. Invece a Napoli sta succedendo la cosa inversa, cioè Napoli sta vincendo 4-1 contro il Liverpool, un risultato che alla vigilia era impensabile, invece sta accadendo per davvero. Sì, esatto, è qualcosa di fantascientifico ai limiti, ai confini della realtà. Esatto. Pazzesco. Eh sì, viene dato autogol di D'Ambrosio. Come giusto che sia, perché lo è. Purtroppo per l'Inter. Non è neanche fortunata adesso, però perde un altro pallone. Bella azione ancora da parte di Kimmich, servito Coman, 2 contro 2, Coman, attenzione, doppio passo, pallone, attenzione ancora lì, in arrivo, in conclusione, Onana questa volta salva tutto. Ed era tutto regolare, con Mané che ha calciato a botta sicura. E questa volta Onana con il piede destro salva la propria porta dalla capitolazione. Ormai sono tutti fermi, quelli dell'Inter, e il Bayern Monaco adesso sta mettendo letteralmente a ferro e fuoco la difesa nerazzurra. Il gioco del Bayern è questo, fa accelerazioni spaventose e quando corrono, arrivano lì, sono veramente problemi. Però Mica con un moto di orgoglio cerca almeno di contrastarli, ma niente da fare, il pallone è ancora nei piedi e nella disponibilità dei campioni di Germania. Mané parte dalla metà campo, si fa 50 metri e quelli dell'Inter non ci capiscono nulla, veramente. Tu devi vedere il secondo gol, che poi è stato l'autogol di D'Ambrosio, qualcosa di fantascientifico. Si è scambiato il pallone con Coman davanti a Skriniar in 5 metri, non di più. Bene. Veramente un dai e vai velocissimo, a una velocità impensabile per ogni essere umano. E quindi, vabbè, purtroppo sfortunata l'Inter in questo autogol. Adesso è l'Inter che prova a manovrare, mancano 20 minuti alla fine, Inter 0, Bayern Monaco 2. Inter che dopo la sfuriata iniziale del secondo tempo si è letteralmente persa. Subito Correa che finisce a terra, si lamenta per un fallo, ovviamente non c'è stato. Sai te che batte ogni tanto? No, battuto solo per gli altri risultati. Ah, ecco. Attenzione ancora al... Mamma mia, Sané. Mané. Stava per servire tutto solo. C'è questa conclusione. Para Onana. Inter, siamo già dall'altra parte, cercato Lautaro, De Ligt che alza il braccio, non so cosa voglia, tanto si riparte con il Bayern.
La squadra bavarese in possesso del pallone. Nel cerchio di centrocampo adesso l'Inter che deve fare meglio e di più. Nelle squadre italiane possiamo dire che ha giocato peggio, perché chiaramente è vero che è stata sconfitta e molto probabilmente verrà sconfitta al pari della Juventus, però diciamo che sono prestazioni molto molto differenti. La Juventus ha perso comunque in trasferta contro uno squadrone. È vero, anche l'Inter con il Bayern, attenzione, però questo pallone che filtra, se viene a di rigore ancora, ma nella conclusione deviata, c'è cioè questo controcross, ha voluto chiedere troppo, anche per Müller, fuori di molto, alto sopra la traversa. Entra adesso Upamecano, ed esce Kingsley Coman, uno che è passato anche dall'Italia, dalla Juventus. Esatto, tra l'altro è stato decisivo nella storia del Bayern, perché ha segnato il gol nella finale contro il Paris Saint-Germain, che era la Coppa dei Campioni 2020, alla formazione tedesca. Esatto. Una formula della Champions molto particolare, visto che eravamo in pieno Covid. Sì, nella bolla, anche lui, Coman, ha segnato nella bolla. No, beh, come dicevo, la Juventus praticamente si è comunque battuta contro il Paris Saint-Germain. Il Napoli, vabbè, è inutile dirlo, ha dominato a sorpresa il Liverpool. E il Milan che ha pareggiato e poteva fare di più. Eh sì, il Milan poteva fare molto di più. Diciamo che ha avuto anche sfiga, visto che ha beccato il palo sul finale, però potevano fare molto molto di più. Sì, assolutamente sì. L'Inter, a parte qualche raro spezzone, ha fatto veramente poco. Adesso l'ultimo quarto d'ora vediamo se riuscirà a riaprire il match. Calcio d'angolo per la squadra nerazzurra, anzi rimessa laterale, batterà Darmian. Viene alzato e prolungato il pallone da D'Ambrosio, ancora D'Ambrosio, però viene fermato. Tenta almeno di ripartire il Bayern, che però sbaglia, attenzione, adesso l'Inter recupera palla, ancora Correa per Lautaro, finisce a terra, calcio d'angolo. Calcio d'angolo per la squadra nerazzurra. Due palloni in campo. Arrivano tutti i saltatori, arriva Gosens, arriva De Frey, Correa. Ancora qualche istante per questo cross. Bravo la sarà ad uscire a sinistra di Neuer, parte il traversone. La difesa del Bayern che però spazza via. Poi l'Inter che rischia, che se no arrivava come un treno dall'altra parte di Vispo. C'è fuori gioco da parte del Turco 20. Calcio di punizione, nettamente fuori gioco. Mentre che si lamenta Çalhanoğlu. Anche ampiamente prevedibile. Eh beh, sì. Kimmich. Manovra con calma. La squadra bavarese, pallone ancora all'indietro per Neuer, si va dall'altra parte. Pavard, Goretzka, Upamecano che ha preso il posto di De Ligt. Forse respinto da De Frey. Pallone che proviene servito per Mkhitaryan. Mkhitaryan corre, sì, ma tanto a vuoto. Dexter Lumis, intanto, che è Di Marco in realtà. Nel frattempo, sugli spalti di Napoli c'è una vecchia conoscenza. Mertens.
Beh, d'altronde è andato a finire lì. È in Turchia, no? Sì, Galatasaray. E molto probabilmente sarà compagno di squadra di Cardi. Sì, esatto, Icardi, anzi, molto probabilmente, sicuramente lo sarà perché doveva essere addirittura il passaggio di Maurito in Turchia. Sarà interessante. Io voglio vedere le foto Instagram di Van Danare in Turchia. Ci divertiremo moltissimo. Sempre ammesso che ci arrivi, che ci vada meglio. Intanto l'Inter che manovra, mancano 11 minuti alla fine più recupero. Sempre 2-0 per il Bayern. Nick dice sti cazzi. Cardi non doveva andare al Monza. Icardi do anche a Naf. Io avrei preferito al posto di Ken, però sai com'è. Entrano altri due del Bayern, già che ci siamo. Quanti ne fa di Ken? Cioè, i tiri totali sono 10 a 20 per il Bayern, due soli nello specchio della porta per l'Inter, 11 per il Bayern Monaco. Capisci perché questa, pur essendo la stessa sconfitta della Juventus, l'Inter ha giocato molto, molto peggio. Eh beh sì, siamo stati letteralmente dominati da... Segno che qualcosa non quadra nella compagine nerazzurra in generale. Sì, il problema è proprio la difesa. Cioè, adesso stanno veramente palleggiando e camminano. Ma l'Inter si è tranquillamente adeguato al ritmo compassato della partita. Poi ogni tanto il Bayern parte in velocità e non lo prendi ovviamente più. Esatto. Upamecano che allarga. C'è questo cross, bella deviazione ancora, il pallone che rimane lì. Poi viene respinto dalla difesa dell'Inter. Ecco, poi ci sono queste accelerazioni con Mané che non riesce a deviare verso Onana. Altri due cambi. Choupo-Moting sta per entrare. Anche nell'Inter entra Gagliardini ed esce Calhanoglu. 10 alla fine. Dentro Roberto Gagliardini, fuori Akan, Calhanoglu. Il permesso per la rimessa laterale che sarà effettuata da Pavard in zona di attacco. Respinto dalla difesa dell'Inter però. Attenzione però, non si intendono a centrocampo, recupera il pallone il Bayern, hanno provato ancora in velocità però l'Inter che riesce a sradicare questo pallone, sarebbe stato anche questo molto molto pericoloso, perché l'Inter veramente ha delle distanze che non sono naturali tra centrocampo e difesa. Ma io me ne sono accorto anche dalle partite precedenti. L'assenza di Perisic in questa squadra si sta facendo sentire. Sì, attenzione adesso però ancora il Bayern in velocità, permane, mane, mane, conclusione, alta, sopra la traversa, brutta, 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 brutto tiro, anzi era Gnabry che ha calciato altissimo ed era tutto regolare. Ma guarda, i problemi della difesa dell'Inter sono anche un po' quelli della difesa del Monza, che praticamente prende sempre gol sugli esterni. Esatto. Adesso però sbaglia anche il Bayern, può ripartire un po' l'Inter. Gagliardini però si incaponisce e perde il pallone. Adesso però è tra i piedi di Neuer, non ha fretta, può ragionare dal basso il Bayern. Attenzione però sbaglia questa conclusione, fuori! L'unico errore, errore dato di Correa anche, l'unico errore da parte del Bayern,
questo retropassaggio abbastanza sanguinoso è arrivato Correa che neanche ha centrato la porta. Erroraccio da parte della difesa del Bayern. Correa ha avuto un rigore in movimento e l'ha fallito. Esce Sané, entra Musiala. Sané, grande azione. Grande giocatore oggi. Entra Musiala e poi entra quinto e ultimo cambio. Esce Lucas Hernandez ed entra Stanisic al numero 44. Quando siamo a 7 minuti dalla fine della partita, più recupero. Nel frattempo, il signor Angolo che sfotteva tanto ieri, dov'è adesso? Esatto. Esatto, chissà dov'è. Alza la voce. Oh, Angolo, alza la voce. Alza la voce. Un po' come è successo alla fine campionato scorso. E Angolo non canta più, e Angolo non canta più. Vai, fuori gioco qui. Guarda, mi ha fermato un fuori gioco che se secondo me non c'è. Grande tacco da parte di Pavard. Oh, attenzione ancora il Bayern che perde il pallone, rischia di perderlo in pressi dell'area di rigore, però recuperano. Però adesso il Bayern diciamo che ha un po' staccato la spina. Quindi adesso qualche azione in più l'Inter può farla, mancano 5 minuti alla fine. Riuscisse a segnare la squadra nerazzurra andrebbe più pepato in finale di gara. Mi piacerebbe una bella reaction con Angolo e Gloria. Sai che bello spettacolo. Sì, potremmo farlo per Inter-Roma. Esatto. Gloria Borella, poi si è scusata perché giustamente non ero fuori di me, ma dai. Ma no, ma sia tranquilla, può succedere, soltanto che dobbiamo cercare di... Certe parole, sì. Esatto, e quello è il problema, se no l'avremmo fatta anche parlare più che volentieri. Perché certe notti la macchina è calda, come diceva qualcuno. Esatto. E E poi dove ci ti vediamo da portano Mario invece? prima o poi, diceva il genere. Ma però scusa, carta, da Mario andiamo a fare cosa? Ah boh, prima o poi. No, ma da Mario sai vero cos'è Mario, vero? Rigabue, cos'è Mario? Ah, ho È il bar, capito. no? È un bar. Ah, è un bar, sì. Bar Mario, sì, che Esatto. esiste davvero. Ah, ho capito dove vuole arrivare. Adesso ci sono arrivato, mi scusi. Ai nostri sponsor, winedelivery.com, vieni direttamente a casa tua subito, con 6-30 minuti a temperatura ideale direttamente al produttore così fa, winedelivery.com, caffè torrado espresso napoletano, caffè Borbone, magica emozione, caffè di Barboni, caffè Lavazza, se veramente Formula 1 ti becchi pure la mazza. L'acqua lettera, quella che ti fa fare tanta più in tanti intervalli, da Napoli, Pocket Coffee, cioccolato preferito alla New Day, Ferrero Rocher, cioccolato preferito alla Ricochet, Pringles. Eccole. La Fiesta, la merendina che Nick vi mangia in testa, e i Frosty, i cereali preferiti da Nico Rosberg, che non piacciono a Lewis Hamilton. La triangolazione dell'Inter, tutta in velocità, pallone per Correa, Lautaro richiama il pallone, servito invece da Di Marco, poi non si intendono, troppo corto il passaggio, però ancora recupera l'Inter, attenzione ancora. Mkhitaryan, al limite dell'area, sbatte contro il muro del Bayern Monaco. Adesso il Bayern qualcosa sta concedendo, però adesso attenzione alla mia velocità. 4 contro 3 per il Bayern, ancora il pallone che rimane lì. Mané che sbaglia il controllo, non era lui. Sede che ancora l'ex Liverpool sta subendo una sorta di imprinting con la sua ex squadra. Esatto. Non sta giocando molto bene, ha sbagliato due o tre stop, ha detto.
difficilissimi, cioè, noi, perché noi che siamo seduti qua sembra roba da facile, però chiaramente sono di una difficoltà estrema, ma giocano anche la Champions e guadagnano anche un botto di soldi. La relazione ancora all'Inter, questo Darmian finisce a terra, tutto regolare, non protesta neppure, quindi può ripartire con calma il Bayern senza fretta, cerca di portare a casa il risultato senza troppi patemi. Manca un minuto e mezzo, poi sarà recupero di questa partita Milano-San Siro. Inter 0, Bayern Monaco 2, una rete per tempo. Sané al 25esimo e poi l'autorete di D'Ambrosio al 20esimo del secondo tempo. Aia, brutto fallo, infatti si lamenta. Muto si scusa Di Marco, viene ammonito, fa vedere Danilo Müller. Si sincera nelle condizioni dell'avversario, si scusa. Il numero 32 nell'azzurro, ammonito dall'arbitro. Eh sì, brutto, gamba tesa. Cercava di prendere il pallone, perché... E meno male che il pallone era lì, perché lì, se no, di come poteva essere un altro. Ci è andata anche bene. Frattempo a Napoli tutto rimane invariato, è sempre 4-1. Si sta provando il Liverpool, ma in una maniera che più raffazzonata non si può. Eh beh. Manca solo il recupero. Tra 10 secondi lo sapremo. Allora invece è rimessa laterale per il Bayern. Ha preso un colpo in testa Mkhitaryan. 3 minuti. 3 minuti di recupero. Nonostante le 150 sostituzioni, però d'altronde ne hanno anche fatte e saggiamente tutte insieme. Eh beh, sì. Adesso comunque gli spazi, diciamo, le finestre per le sostituzioni sono state codificate. Prima non lo erano. Adesso lo sono state. Qua stiamo facendo rivedere il splendido gol, anche se sfortunato. L'azione era bellissima. D'Ambrosio è stato sfortunato nel deviare il pallone nella propria porta. Lancio lungo, attenzione, tutto regolare per il Bayern Monaco che può attaccare ancora. Settore di destra, il pallone converge in regola in questa deviazione. Poi su tiro da parte di un attaccante del Bayern, spinto, si è immolato proprio Di Marco. Lautaro. E finisce a terra, calcio di punizione, 2 minuti al termine. Inter, ancora in possesso del pallone. Brozovic che cerca il taglio di Darmian, troppo lungo. Neuer fa buona guardia e lascia sfilare oltre la linea di porta il pallone. 1 minuto alla fine della partita, ma possiamo andare anche in fase di commento, Casta. Sì, e beh, tutto come da pronostico praticamente per l'Inter. Un Inter che veramente... è in difficoltà, ha perso il derby, perde anche questa partita contro il Bayern che poteva essere preventivabile, però ci si aspettava una reazione, specialmente dopo la sconfitta contro il Milan. Invece sembra essere la solita squadra. Ho paura siano entrati in un momento di crisi da cui sarà difficile uscirne, almeno per il momento. Vediamo poi con le prossime partite. Però l'impressione è che abbiano diverse difficoltà, perché... soprattutto in porta, perché Andanovic, ok, in là con gli anni e fa fatica, ma quest'oggi Onana non ha scherzato, ecco, anzi, ha fatto alcune prese, uscite abbastanza da brividi. Vediamo come si evolverà la situazione per quanto riguarda l'Inter. Bayern, vabbè, stradominante, ha approfittato delle variazioni, ha vinto con molto, molto merito, poteva anche segnare di più.
Per quanto riguarda la partita di Napoli, succede tutto praticamente nel primo tempo, perché il Napoli dilaga, finisce il primo tempo sul 3-0, poi arriva il gol nel secondo tempo di Zielinski, che chiude letteralmente la partita. A nulla serve poi il gol due minuti dopo del Liverpool con Diaz. Napoli che vince con merito e soprattutto sorprende, perché alla vigilia nessuno si sarebbe aspettato una formazione partenopea così arrembante. Liverpool che deve farsi un paio di domande, perché comunque in Premier League non sta andando bene, è iniziato la Champions con questa scoppia. Abbiamo parlato molto di Tuchel, però anche Klopp, secondo me, di questi tempi rischia. Sì, bene, gli altri campi, Barcellona ha vinto 5-1 con Vittoria Pinsen, e va bene. Tant'è, come è finita la partita, non ho voluto interromperti. Un Inter che ha dei grossi, enormi problemi di fede. Oddio mio. Che succede? Niente. Ho tirato giù la base delle cuffie. Ecco. Sì, è settimo il Liverpool in campionato, dice Nick. E beh sì, addirittura è a meno 6 dall'Arsenal, cioè per far capire la situazione che sta vivendo la formazione di Klopp. E domani Arsenal è in scena in quel di Zurigo per primo turno di Europa League. Esatto. E qualcuno già sta tirando giù i santi per la situazione. Aggiornamento anche dalla pallavolo, perché ci interessa. Siamo proprio 7, Slovenia avanti 22-17 nel quarto, 2-1 il corso dei set. Se dovesse vincere questo set, sfiderà l'Italia a Katowice per la semifinale mondiale. Tra l'altro, a proposito sempre di nazionali, dobbiamo fare dei piccoli complimenti alla nazionale femminile, ha vinto le due partite valide per la qualificazione ai mondiali, e loro almeno ai mondiali ci saranno. Sì, poi speriamo che non facciano la figura di merda che hanno fatto all'europeo, però intanto. Esattamente. Loro ci sono alla faccia nostra. Beh dai, è già successo, noi non andiamo al mondiale, loro sì, loro fanno una bella figura in mondiale, e l'anno dopo vinciamo l'europeo, cioè facciamo così. Esattamente.